Sportivi marchigiani, buonasera e benvenuti al quinto appuntamento con noi dilettanti. Anche stasera siamo qui a Montecosaro Scalo, che però è più conosciuto come punto Macron Civitanova, che ci ospita gentilmente e ci permette di fare questa nostra piccola iniziativa, appunto noi dilettanti, nel quale in questa trasmissione parliamo di calcio dilettantistico in linea di massima, anche se a volte abbiamo sforato anche con qualcosa di più grande, però la cosa che più ci interessa è il calcio dilettantistico marchigiano. Stasera spazieremo tra diverse categorie, faremo anche una puntatina in quello che è il discorso un po' traumatologico sportivo. Abbiamo un esponente molto importante che ci potrà dire qualcosa sicuramente di interessante per quanto riguarda appunto la traumatologia a livello sportivo. Ringrazio naturalmente, come dicevo prima, il centro Macron qui di Civitanova che ci ospita, e non posso far altro che ringraziare anche gli sponsor che vedete alle nostre spalle, che ci danno una mano per portare avanti questa nostra iniziativa. Partiamo, presento innanzitutto gli ospiti che hanno avuto il piacere di venirci a trovare questa sera. Abbiamo il dottor Giorgio Del Gobbo, traumatologo sportivo, responsabile del centro Caradel Diagnostica e Riabilitazione. Grazie per l'invito, buonasera. Abbiamo Renato, più conosciuto come Pippo Monterotti, team manager della Folgore Falerone Montegranaro, campionato di eccellenza. Grazie, buonasera a tutti. Abbiamo Maurizio Marincioni, allenatore della Vigor Castelfidardo, prima categoria Girone B, ma non più perché è la prima squadra marchigiana ad aver vinto già il campionato con largo anticipo, quindi l'anno prossimo lo troveremo in promozione. Grazie dell'invito e buonasera a tutti quanti. E poi abbiamo Luciano Diomedi, vicepresidente della Palmense, squadra della prima categoria Girone D, ma anche questa in zona playoff, che punterà a seguire Marincioni magari l'anno prossimo in promozione. Grazie e buonasera. Allora, iniziamo spero questa piacevole chiacchierata. Qui vicino a me il dottor Del Gobbo, come dicevo prima, responsabile del centro Caradel di Corridonia. E parlando di calcio, ovviamente il nostro discorso principale riguarda il calcio. Come vedete sul nostro sito Mark & Goal, insomma, il 99% del nostro lavoro è indirizzato verso il calcio e il calcio dilettantistico. Naturalmente, dottore, parlando di calcio, non si può, visto che è uno sport di contatto, non si può fare altro che parlare anche di quelli che sono i traumi muscolari, che sono, credo, il vostro pane quotidiano. E qual è la sintomatologia, diciamo così, più diffusa nel gioco del calcio? Lei da tanto tempo che ci sta dietro, qual è il lavoro che vi fa impazzire di più, diciamo così, a livello poi di recupero dopo il trauma a livello muscolare? Il lavoro che ci fa impazzire di più sembrerà una cosa incredibile quello che sto dicendo, ma a volte è la contratturina muscolare, che è curata male e che poi sfoggia in una distrazione muscolare, poi in uno strappo. Insomma, c'è gente che da una stupidaggine mal diagnosticata e successivamente anche mal curata rischia di perdere una stagione, alcuni mesi. Cioè, io paradossalmente dico a tanti pazienti, ma a tanti dirigenti, a tanti allenatori, io preferisco a volte vedere una rottura del legamento crociato anteriore perché so qual è il tempo di recupero all'incirca, so cosa fare, so esattamente quello che significa, che non appunto un crampo, una contrattura muscolare che magari viene mandata da qualcuno che scioglie, viene recuperata troppo velocemente, torna in campo, la recidiva è frequentissima e appunto chi sta nei campi sa che attualmente la vera sfida
quello che riesce a volte a indirizzare una stagione, a farla virare verso il negativo, è anche il trattamento dei traumi muscolari. Quante squadre già hanno fuori 5, 6, 7, 10, io sono un tifoso dell'Inter, mi ricordo anche il tempo recente di Stramaccioni con 12, 15 infortunati. Abbiamo questo difetto purtroppo che attualmente è gravissimo. Assolutamente gravissimo, lo so. Però ecco, io credo che un corretto che l'impegno maggiore di uno staff medico all'interno di una squadra sia atto di calcio, perché nel calcio chi è in campo sa che tutti i giorni o una botta, una contusione, o una contrattura, o uno stiramento, tutti i giorni tu hai a che fare con un trauma muscolare. Io credo che il massimo impegno per quello che concerne lo staff medico sia quello di saper gestire e curare al meglio il trauma muscolare, andando di pari passo ovviamente col fisioterapista, col massaggiatore e col preparatore atletico, perché in effetti poi, se volete ne parliamo, il vero recupero è poi quello in campo, quello che è affidato al preparatore atletico dopo un trauma. Dottore, c'è questa tendenza a pensare a volte che, cioè sottovalutare diciamo così l'infortunio. Nel corso degli anni lei ha riscontrato una maggiore attenzione da parte delle società e degli stessi atleti verso il recupero? Magari uno si fa male, dice ma sta fermo una settimana, 10 giorni, e invece se non fa delle terapie adeguate, una settimana, 10 giorni... Se devo essere onesto, la risposta è no, nel senso che poche cose sono cambiate in 25 anni, 30 nel calcio, purtroppo, soprattutto a livello di trauma muscolare, dove ancora c'è quello che mette le ossa, quello che è il mago del muscolo e quello che è il sandone del piede. Lo dico da professionista, da specialista in medicina dello sport, con un certo rammarico ovviamente, perché è anche colpa evidentemente nostra, dei medici, non aver saputo entrare così profondamente nel cuore e nella testa delle società, colpa mia in primis probabilmente. Però ecco, se la domanda è questa, dico che maggiore attenzione a questo livello non ce n'è, ancora vige poi magari qui non sarà il caso dei nostri ospiti, speriamo di no, mai, vige ancora il motto per cui se vai da quello fai prima e ti recupero prima. Io dico sempre a questi giocatori, ricordatevi una cosa, che i ginocchi, le gambe, le caviglie sono le vostre, non sono della società. Cerco almeno di responsabilizzare i ragazzi, diffidate da chi fa troppo presto, come diffidate da chi fa troppo tardi, insomma, e dico anche, ma è possibile che se in Serie A il giocatore che fa una distrazione muscolare, Pogba, 50 giorni, certo, giusto? E perché tu ce ne devi mettere 25? Cioè, giochi con Castelfidardo, con la Fiortranese, che è una delle squadre che sponsorizziamo, non so se avete in perché? Per quale motivo? Ecco, la risposta io la lascerei agli allenatori che hanno queste teorie o ai dirigenti. Io sono molto polemico, ecco perché non seguo, ho deciso di non seguire nessuna squadra al di là della sponsorizzazione. Però la realtà è questa, se Pogba ci mette 50 giorni, tu ci puoi mettere 2 settimane. Non esiste, insomma, è proprio una contraddizione in termini. Poi dopo torneremo a parlare con il dottore. Intanto a fianco a lui c'è Renato Monterotti, più conosciuto come Pippo, lo chiameremo Pippo perché tanto nell'ambiente calcistico è molto conosciuto con questo nomignolo. Pippo è il team manager della Folgore. La Folgore insieme al Tolentino è la capolista del campionato di eccellenza. Ieri purtroppo, Pippo, venite da un fine settimana dove le cose non sono andate per il meglio. Avete pareggiato con l'Urbania, c'è stata anche un pochettino di polemica. E io so che tu ci tenevi a smorzare un pochettino i toni di quello che è successo ieri poi nel fine partita, dove c'è stato un attimo, poi anche oggi sulla carta stampata sono uscite delle dichiarazioni che tu ci tenevi un attimo a smussare un pochettino, ecco. Sì, buonasera ancora. In merito a questo, certo, resta, per quanto riguarda il risultato, resta il rammarico, però prima vorrei precisare in assoluto una cosa che mi ha detto il presidente, il quale lui comunque si dissocia per quanto riguarda le polemiche contro l'arbitro. D'altronde ognuno è libero, quando parla a nome personale. Il presidente non ha nulla da rimproverare al settore arbitrale, né oggi né nel campionato intero. A tal proposito, io mi ricordo tempo fa che feci una mia polemica personale contro un certo tipo di arbitri. Io personalmente sono contrario agli arbitri di fuori regione, non è il caso dell'arbitraggio di ieri, che come ripeto la società si dissocia dalle parole dette dai singoli.
sono contrario agli arbitraggi di fuori regione, perché ho notato che ogni volta che siamo stati arbitrati da persone che venivano da lontano, cercavano sempre di lasciare un segno nella partita, mentre è l'opposto che in teoria un arbitro dovrebbe fare. Ecco, detto questo, certo resta il rammarico del punto perso, dei punti persi. Cioè, avevamo una posizione ottima, adesso siamo sempre primi in classifica e siamo orgogliosi di esserlo, perché la squadra lo merita. La partita di ieri, i giocatori onestamente hanno dato il massimo che si poteva dare. Il campo era ai limiti della praticabilità, abbiamo, mi sembra, creato, abbiamo battuto 16 calcio d'angoli, un palo, una traversa, costante pressione offensiva, purtroppo la palla non è entrata e dobbiamo accettarlo. Ci sono state un po' di polemiche a fine partita, più che altro perché memori della partita dell'andata, dove a Urbania siamo stati onestamente trattati in maniera non molto civile. Però è acqua passata, dobbiamo rimboccarci le maniche, adesso come adesso. Certo, il vantaggio adesso forse ce l'ha più Tolentino che noi, però vediamo se sono così bravi a poterlo mantenere. Noi ieri, però ritornando, e poi non parliamo più di arbitraggi, una cosa che vorrei far notare è che è strano, comunque noi siamo primi in classifica, abbiamo avuto due rigori le prime 4-5 giornate, poi non abbiamo più avuti. Poi dopo altre persone hanno protestato, ho sentito anche l'allenatore del Monte Giorgio, sì, che però lì è stato avvantaggiato una diretta concorrente, perciò quelle però sono cose che non riguardano la Folgore. Certo. Speriamo, insomma. Adesso magari questo campionato si accende ancora di più, è stato un bellissimo campionato, forse con un punteggio un pochettino basso, quindi una battaglia continua. Dicevamo prima a microfoni spenti che probabilmente chi vincerà il campionato rischia di non fare 60 punti, che è una cosa anche abbastanza strana, però battaglia fino all'ultimo secondo, e ricordiamo a chi ci segue che l'ultima partita di campionato sarà Tolentino-Folgore, quindi probabilmente vi giocherete tutto lì. Adesso non so magari quello che potrà capitare nelle due giornate precedenti. Tu, che se dovessi fare un pronostico, che dici? Ma il pronostico, come l'abbiamo fatto anche a inizio campionato, mi ricordo, e si era detto che quest'anno, mai come quest'anno, il campionato di eccellenza sarebbe stato molto equilibrato, e sta mantenendo tutti quanti le prerogative che avevamo proposto a inizio campionato. Effettivamente è un campionato affascinante, perché, ripeto, fino a qualche settimana fa tra la prima e la penultima c'erano 13 punti di differenza. Adesso purtroppo il Porto Recanati, purtroppo per loro, il Porto Recanati diciamo che è praticamente in promozione, sì, però dal Trodica alla penultima, mi sembra che sia il Trodica o forse Sembronese, cioè è una squadra, cioè vincere comunque con la penultima in classifica o vincere con la seconda, si fa lo stesso sforzo, perciò è un gran bel campionato. Poi certo dispiace sicuramente per chi non riuscirà a vincerlo dopo il testa a testa che è durato da inizio campionato, però il calcio è bello pure per questo e dobbiamo accettarlo anche per quello, certamente. Ok, ringrazio Pippo, poi torneremo a parlare anche con lui. A fianco a Monterotti c'è Mincioni, allenatore della Vigor Castelfidardo. L'abbiamo invitato con grande piacere, perché la Vigor Castelfidardo praticamente delle squadre importanti, diciamo così, dall'eccellenza fino alla seconda categoria, che sono le categorie che seguiamo di più, è la prima che si è aggiudicata sul campo il suo campionato, quindi con largo anticipo, mister. Quindi innanzitutto complimenti, perché avete fatto una bellissima impresa. E la sua sensazione quest'anno, prima parlavamo quando ci siamo salutati, che magari puntavate a fare un bel campionato, però non pensavate che fosse una stagione così straordinaria. Sì, innanzitutto ringrazio per i complimenti, perché sono sempre graditissimi. Questi sono momenti che bisogna godersi al massimo. Sì, stavamo dicendo proprio prima, l'idea della società era quella di consolidare la sua permanenza in prima categoria, perché l'anno scorso in realtà era una neopromossa, e quest'anno l'idea era appunto di consolidare la categoria. Per far questo abbiamo cercato giocatori di categoria che ritenevamo potessero puntellare quei reparti che in realtà l'anno scorso si erano mostrati un tantino carenti, e abbiamo scelto giocatori di categoria che appunto hanno permesso di costruire una squadra omogenea, senza stelle di particolare lustro, molto equilibrata, che ha mostrato giornata dopo giornata una solidità incredibile.
E io ritengo che questa sia stata l'arma vincente, insomma, la solidità della squadra che si è mostrata sempre pronta a fronteggiare anche le situazioni più difficili, anche nei momenti di difficoltà non ha mai sbandato, passatemi il termine, non ha perso mai la testa, è riuscita a recuperare situazioni appunto importanti quando magari nessuno se l'aspettava, in situazioni, ripeto, di difficoltà, e questo ci ha permesso, con la continuità dei risultati che abbiamo mantenuto e stiamo mantenendo tuttora, perché certo, in realtà stiamo parlando di una squadra che su 27 partite ha avuto la fortuna di non perdere mai, quindi devo dire che questo va dato atto e merito ai ragazzi, che oltre alla solidità dei vari reparti erano ragazzi che hanno dato dei contributi importanti anche sotto l'aspetto tecnico, perché la squadra è stata costruita per giocare bene, ci siamo riusciti, però i giocatori importanti che si sono rivelati i partecipanti a questo campionato hanno dato del loro, quindi voglio dire tutto bene, però ecco, ci vuole sempre un giocatore, certo, importante. Qual è stata la squadra che l'ha fatta tribolare di più? Voi, come avete ricordato adesso, siete imbattuti, quindi alla fine l'avete spuntata con tutti. Però l'abbiamo spuntata con tutti, sì. Qual è quella squadra che magari sul campo va fatto soffrire un pochettino di più? Mi accodo a quello che diceva qua Pippo, nel senso che anche il campionato di prima categoria è un campionato molto equilibrato. Infatti noi, non so se abbiamo vinto un paio di partite 3-0, se no tutte partite vinte con un gol di scarto, sì, quindi ogni partita è stata veramente una battaglia. Lottata per 90 minuti. E ripeto, la nostra squadra non è stata la squadra che ha ammazzato il campionato perché ogni partita faceva 6-7 gol, tutt'altro, ogni partita ha sudato le proverbiali sette camicie per conquistare il risultato. E la partita che forse avevamo già perso perché hanno sbagliato il rigore a tempo scaduto è stata col Valesino in casa, perché il Valesino onestamente da quando ha cambiato allenatore ha preso sinceramente un nuovo indirizzo e nel girone di ritorno è stata una squadra sicuramente importante. Venuta a giocare da noi, ha fatto la sua partita alla grande, e noi perdevamo, siamo riusciti a recuperare e poi dopo, tanto per vincere il campionato ci vuole anche un pizzico, sì, anche di fortuna, un pizzico di fortuna, no? Poi alla fine, tempo scaduto, rigore a favore degli altri, parato dal nostro portiere, quindi, però era una partita che io in quel momento, no, nella testa pensavo, eccola, questa è la prima sconfitta, insomma. Eccola cui, che arriva, eh. Eccola che arriva, ma invece in realtà è andata bene. La fortuna qualche volta, insomma, aiuta gli audaci. Ovviamente. Accanto a Maringioni c'è un amico, Luciano Diomedi, lui è il vicepresidente della Palmense. La Palmense è un'altra bella realtà, dicevamo prima, del campionato di siamo però del girone D, il girone meridionale, Ascolano Fermano. È una neopromossa che però sta facendo un campionato straordinario. Siete in lotta per il campionato, ormai è andato, perché il girone B e il girone D si sono aggiudicati con largo anticipo. Nel girone D l'ha spuntata l'Atletico Azzurra Colli con merito, perché con un vantaggio enorme. Però voi siete in lotta per in zona playoff, addirittura per il secondo posto, Luciano. Quindi sì, siamo lì e speriamo che questa fortuna di avere un allenatore vincente magari stai seduto vicino alle ultime tre partite ci dia quell'input per riuscire a recuperare il gap che abbiamo con la futura 96, che è un'ottima squadra e anche lei è una neopromossa, e quindi mi riallaccio anche al discorso di queste neopromosse che da questo momento in poi non credo che vengano a fare le cenerentole nelle altre categorie, perché hanno un'impostazione e credo hanno anche dei giocatori poi che poi possono fare veramente delle belle cose. E noi siamo lì, abbiamo costruito una squadra e con dei giocatori che più che fare dei risultati gli abbiamo chiesto di far crescere la società, perché la società ha bisogno di crescere, e una volta che la società è cresciuta possiamo raggiungere qualsiasi risultato. Era importante che anche noi come dirigenti facevamo un salto di categoria, stiamo cercando di farlo a livello gestionale, questi giocatori di esperienza che abbiamo preso ci stanno dando una mano, e certo che tutto poi va a confluire verso un risultato agonistico, e quindi se riusciamo, diciamo così, a concludere questa stagione in maniera positiva, ben venga. È un campionato difficilissimo, perché a prescindere dall'Azzurra Colli, come hai detto tu Giuliano, le altre squadre sono veramente, diciamo così, allestite in modo da far bene in tutte, diciamo, in tutte le partite. Anche gli stessi, diciamo, squadre che in questo momento sono fuori dalla zona playoff, e parlo di Venarotta, parlo di Ciabino, sono delle squadre che
sono difficili da affrontare, che hanno dei grandissimi, diciamo, giocatori e che certamente non lasciano la partita così semplice fino ai 90 minuti come stata l'ultima partita. Te l'aspettavi? Hai accennato prima, quando abbiamo iniziato il discorso, al grosso lavoro che state facendo voi e Futura, che ricordiamo siete due neopromosse. L'altra neopromossa è Venarotta, ha avuto una brutta fase centrale, ma adesso forse è la squadra più in forma del campionato, e se si fosse svegliata qualche domenica prima, magari tre neopromossi potevamo trovare addirittura in lotta in zona playoff. Da cosa dipende secondo te questo? Non c'è più differenza tra seconda e prima? Certamente il gap tra la prima e la seconda categoria si è molto livellato, si parla di differenza di ritmo di gioco, io credo, ma i giocatori, quelli che disputano un campionato di seconda categoria di vertice, possono fare tranquillamente anche la prima e credo anche la promozione, quindi su questo non c'è più nessuna differenza. Il Venarotta certamente era una delle compagini che io temevo di più, perché veniva da ha un allenatore importante, esperto, e certamente è una squadra ben allestita. Poi, per fortuna, tra virgolette, per noi, diciamo così, ha avuto questo, diciamo, momento, diciamo così, di vuoto nei mesi, diciamo, invernali, che di solito in queste squadre possono capitare, visto anche la struttura dove ce l'hanno e quindi la difficoltà di allenarsi e tante altre, diciamo, situazioni che poi possono venire durante, diciamo, l'intero campionato. Ringrazio intanto Luciano e torniamo al dottor Del Gobbo. Lei, dottore, ha vissuto diverse esperienze a livello sportivo, calcistico, ha collaborato con diverse squadre. Dovendo gestire una situazione all'interno di una squadra, il medico si deve rapportare con il preparatore atletico, con l'allenatore, con la società in primis e con la dirigenza. È facile gestire una situazione di questo genere dal suo punto di vista? Come si è trovato normalmente lei? Come si riesce a gestire al meglio una situazione, uno staff medico all'interno di una società calcistica? Ma non dipende da me, dipende intanto dal presidente, da come è strutturata. Io dico che una società sportiva, di qualsiasi sport si tratti, debba essere costruita con un minimo di criterio, in cui il presidente della dirigenza abbia in mente esattamente chi deve fare il medico, chi deve fare l'allenatore, chi deve fare il direttore sportivo, chi deve fare il preparatore, e assegna loro ogni ruolo. La cosa è ovvia ed è facilissima, ma qui siamo in un paese in cui le cose ovvie, dico l'Italia, le cose ovvie spesso e volentieri non vengono prese neanche in considerazione. È ovvio che se io, il dottor De Gobbo, va in una società e fa il medico, ci tiene a fare il medico, via, diciamo che vorrebbe farlo, e ci tiene a non dover essere sottoposto ogni volta all'esame di tutti quanti. Per cui è ovvio che se una società vuole essere costruita con dei professionisti, con della gente, insomma, sono io, ma diciamo all'altezza, certo, d'accordo? Bisogna che, fra virgolette, li protegga. Bisogna che, fra virgolette, un presidente, di fronte a un giocatore che per un suo capriccio dice io stavolta non gioco e voglio andare da questa parte qui, lo chiappi e gli dica mettiti da parte. Ecco, questo non avviene mai, per cui il medico spesso e volentieri viene messo all'ultimo gradino della scala gerarchica di una società, ed è per questo che spesso e volentieri un medico che abbia un minimo d'amor proprio, neanche un minimo di bravura, non ci va a lavorare in una società sportiva. Nonostante questo, dico che ho avuto la fortuna, e poi siamo anche divertiti, tre anni fa, di lavorare con Claudio Gicchi e Guido Di Fabio, la Maggiatese. Ecco, lì avevamo creato un ottimo team. Ma per noi, perché avevamo trovato un allenatore con cui avveniva una cosa incredibile, cioè, nel senso, Guido, guarda, questo giocatore è pronto, può giocare, ma no, teniamolo fermo qualche anno. Cioè, succede esattamente il contrario. Guido, questo può giocare, fallo giocare. Per cui voi capite che a questo livello tutto diventa più facile. Claudio Gicchi, che ha un'esperienza decennale, anzi di cinquantennale, secolare nel calcio, ecco, questo sodalizio è durato un anno e mezzo, 2 anni, vittoria in eccellenza, primo anno di Serie D, poi per tanti motivi si è rotto. Ecco, però devo dirvi che una struttura, un allenatore, un direttore sportivo, un massaggiatore, che poi è Sande, che tu conoscerai, che è stato a Civitanovese, Sandino Rossetti, che è un amico oltretutto, va bene, si è creato questo gruppo anche di un grande rapporto di stima affettivo, d'amicizia, chiedilo a Cicchi se è vero, ecco, e così si lavora bene. Però
l'unica volta che io ho trovato questo quindi, tipo. Quindi è una cosa difficile, insomma, da ottenere. Ma io direi quasi impossibile. Ma lo viviamo anche in Serie A, no? Da interisti abbiamo vissuto la polemica di Mancini all'epoca con... No, ma io gli dico, ma sarebbe facile, tu fai il medico, tu fai l'allenatore, tu fai il massaggiatore, punto. E però non è così, dai. È quasi impossibile che si riesca ad ottenere una cosa di questo genere. Poi dopo torniamo col dottore. Pippo, torniamo a parlare un attimo di questa folgore, di questo campionato d'eccellenza che prima abbiamo detto, insomma, è un bel campionato molto, molto combattuto. Le squadre indicate all'inizio, Folgore, Tolentino senz'altro, manca qualcosa nelle prime posizioni? C'è qualche squadra che tu ti aspettavi potesse fare meglio? Ma io avevo messo a inizio campionato come favorita Vismara, Tolentino, Montegiorgio, Porto d'Ascoli e non mi ricordo chi avevo messo. Vabbè, comunque grosso modo l'avevi beccata. La Folgore non avevo parlato per motivi scaramantici. Certo, io ritengo, avendo seguito abbastanza qualche partita, insomma, che la grossa sorpresa nelle prime posizioni sia il Monticelli. Monticelli forse non se l'aspettava nessuno, anche se poi strada facendo la squadra c'è. Effettivamente è vero, il Monticelli consideriamo che tutte le neopromosse hanno comunque un valore aggiunto, che è quell'entusiasmo che certo. Solitamente le altre squadre non hanno. Però effettivamente il Monticelli anche a me ha sorpreso perché comunque sia pratica un gioco, un bel gioco è fatto di parecchi giovani, però abbinati a due o tre persone anziane. Onestamente sì, il Monticelli tra virgolette è una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà. Sì, è una delle più belle realtà, sì. Il Monticelli, ci tenevo a sottolinearlo, sì. Perché secondo me sta facendo molto bene. Senti, una mia curiosità, adesso che siamo tra di noi. Cristian Pazzi, giocatore straordinario che tra l'altro conosco, quindi è arrivato purtroppo non in perfette condizioni fisiche, ma insomma quando c'è il suo contributo è notevole. Notavo una cosa, se giocano lui e Donzelli segna Pazzi, non segna Donzelli, quando non gioca Pazzi segna Donzelli. È un caso o è... perché secondo te? Ma diciamo che a un certo punto noi nel mercato, chiamiamolo di riparazione, quando si è venuta a creare questa possibilità di prendere Pazzi, un giocatore comunque importante, un giocatore di prestigio, un giocatore che avrebbe potuto comunque creare da un punto di vista un aspetto positivo, però avrebbe potuto creare anche qualcos'altro che certo. ci metteva un po' troppo sotto i riflettori. È stata fatta una scelta. Economicamente noi non abbiamo voluto sforare più di tanto il budget e tengo a precisare, anche se sento dire e leggo cose inesatte, la Folgore sta facendo il campionato con un budget diciamo nella media dell'eccellenza, ma sicuramente molto più basso di alcune altre squadre che invece dice di fare il contrario. Avendo preso Pazzi siamo stati costretti per ovvi motivi di bilancio a mandar via altri due o tre giocatori. Pazzi è venuto, forse non stava benissimo, ma forse non lo sapeva neppure lui di non stare benissimo. Comunque fino adesso è stato determinante in due o tre partite, due suoi gol hanno portato 6 punti, 3 gol suoi 7 punti. Però tengo sempre a precisare che la Folgore mai come quest'anno non farà mai affidamento su un singolo. Tant'è che il gruppo è fondamentale e difatti Cristian si è integrato molto bene con il gruppo e credo che alcune sue vicissitudini, vedi l'espulsione, credo ingiusta, però comunque c'è stata a Monticelli eccetera, le giornate di squalifica lo abbiano turbato perché si è sentito di non... voleva dimostrare qualcosa che non ha potuto dimostrare. Quelle sono scelte tecniche poi, di giocare con una o due punte, certo, certo. Eccetera. Lì dopo è un discorso complesso che non sta a me. Maurizio Marincioni, una curiosità, io spulciando un pochettino oggi mentre preparavo un pochettino la trasmissione, voi siete il miglior attacco del campionato con 43 gol, la miglior difesa con 19, la cosa che mi è saltata all'occhio è che l'80% dei gol vostri l'hanno fatti solo 3 giocatori.
È una cosa più unica che rara. Verissimo. Voi avete verissimo. Tre bomber e poi il resto 4-5 giocatori con un gol. Che poi devo dire non era una cosa prevista, perché io onestamente non pensavo di poter giocare con tre attaccanti di ruolo all'inizio del campionato. Poi man mano, durante la preparazione, amichevole eccetera eccetera, vedevo che questi tre erano fenomenali. Quindi un peccato lasciarli fuori uno. Esatto, proprio quello, cioè sarebbe stato un delitto lasciarne fuori uno. E in effetti abbiamo, diciamo tra virgolette, cambiato quello che poteva essere l'idea originaria del gioco con cui volevo io impartire alla squadra. E questi tre giocatori sono stati eccezionali, fenomenali, anche perché hanno saputo adattarsi al fatto di essere tre attaccanti puri, quindi hanno imparato a sacrificarsi tanto, quindi aiutando il resto della squadra, perché io poi mi raccomando sempre, ma poi devo dire che non è niente di particolare, che tre attaccanti che ritornano, che ti aiutano, veramente costruiscono la prima difesa della squadra e hanno dato un contributo importante, quindi anche sotto questo aspetto, che tante volte io tengo a puntualizzare, è un aspetto che viene forse qualche volta messo poco in risalto, ma in realtà costituisce una delle frecce più importanti quando hai tre attaccanti, certo, di queste caratteristiche. Poi dopo, dal punto di vista realizzativo, non c'è niente da dire, in tre hanno fatto 35 su 43. Quindi è una roba esagerata, insomma, tutti e tre poi anche abbastanza omogeneamente distribuiti questi gol, perché 13-11-11, quindi non c'è stata neanche l'attaccante, diciamo così, che no, si vedeva un attimino la messo, prima donna. Ecco, esatto, perché è stato importante, e quindi sicuramente quello è stato un reparto che a noi ci ha dato tanto, sicuramente. Però ripeto, la squadra è vissuta su un equilibrio importante, perché la stessa difesa, che è stata la migliore del campionato, anche quella è un altro elemento fondamentale, perché da portiere tutti quanti gli altri componenti della linea difensiva hanno fatto un campionato meraviglioso. E lì in mezzo c'è quel centrocampo che lavora tantissimo, perché non abbiamo, diciamo, che posso dire, il trequartista, diciamo, che gioca in maniera particolare. Abbiamo dei giocatori di buone qualità tecniche, però anche di grande sacrificio. Certo. E il sacrificio è stato forse una delle cose più importanti di tutta la squadra, insomma, una squadra che si è sacrificata sempre in tutti i reparti, e questo ha contribuito, ripeto, a dare quella solidità di cui parlavamo prima, che è stata l'arma vincente. Fondamentale, certo. Da un miglior attacco a un altro miglior attacco, perché Luciano, anche voi in coabitazione col Castignano ci avete il miglior attacco della prima D. E io, se mi permetti, una piccola sottolineatura: quando avete preso l'ultimo attaccante, cioè Angelini, che è arrivato dopo, e facevate giocare Angelini, Raffaeli e Goglia, le prime volte ho pensato che era dura da sostenere. Come ci siete riusciti? Perché non è facile sostenere un attacco come il vostro. Ah, questo è un compito del mister. Ha preso mister Cipolletta proprio per questo, diciamo così, ognuno ha i suoi ruoli. Diciamo che a dicembre c'era una ghiotta occasione di prendere Paolo, che usciva dal Monte San Giusto, e per noi era un giocatore che poteva risolverci tanto, è un grande attaccante, quindi l'abbiamo cercato e l'abbiamo voluto in maniera proprio incessante, anche cercandolo di non farlo prendere ad altre squadre della categoria. Ci siamo riusciti, e poi era un problema del mister, ma il mister cercava di giocare già con tre punte con il giovane Di Gennaro, e quindi è stato abbastanza semplice spostare, diciamo, questo modulo che lui utilizza, che è il 4-3-3, quindi diciamo così. È un bel vedere disputare, diciamo, le partite con questi tre giocatori che sanno trattare bene la palla e che ti fanno divertire e che in ogni momento possono segnare. Questa è una bella... Beh, questi sono giocatori che poi Paolo Angelini è arrivato più tardi, insomma, ma averli per tutto il campionato in un campionato di prima categoria, potenzialmente sono da 45-50 gol tutti e tre insieme. Eh sì, stavo vedendo proprio che 43 hanno ammazzato il campionato, noi con 42 non ce l'abbiamo fatto, quindi sicuramente c'è qualcosa sulla difesa che dobbiamo andare a rivedere. Il girone allora. B comunque storicamente è uno dei gironi più combattuti, dove si segna di meno. Quest'anno le differenze sono poche, però il girone B storicamente è un girone dove si fa qualche gol in meno. Il girone D forse si segna di più, però poi dopo quest'anno poi c'è stata una squadra che, lo possiamo dire, ha fatto corsa a sé, insomma, quasi non è entrata in graduatoria, no?
Sì, poi ecco, colgo l'occasione proprio per fare le congratulazioni all'Azzurra Colli, che è veramente stata una squadra eccezionale. Noi l'abbiamo affrontata due domeniche fa, è stato difficilissimo giocarci, per fortuna abbiamo vinto, ma è stata veramente dura ed è difficile. Sono dei grossissimi giocatori e quindi, diciamo così, meritano questa promozione direttamente. Quindi, senz'altro. Oh, dottore, un ultimo giro di domande. Se dovesse, dia un consiglio ai ragazzi, noi abbiamo tanti ragazzi, tanti giocatori che ci seguono sul sito e che vanno a vedere i risultati, le notizie. Che consiglio si sente di dare ai ragazzi che giocano al calcio e che magari a volte sottovalutano le piccole cose, il dolorino? Lei come medico, come dottore, se dovesse dare un consiglio in generale per uno che fa sport, la serietà di comportamento quale dovrebbe essere? Sì, intanto di guardare meno televisione. Beh, quello è sicuro. No, ma non televisione riguardo il calcio, riguardo gli altri sport, di seguire un po' meno gli esempi che ci vengono portati o riportati dai vari tabloid o dai vari media, riguardanti appunto giocatori di calcio o presidenti o dirigenti. Fra l'altro, molto, in maniera, vi dico questa piccola chicca, in maniera molto stranamente, io sono anche responsabile, sono medico del settore arbitrale, e c'è stato un sacco di ragazzi che si stanno dirigendo verso il settore arbitrale. Uh-huh. Sa per quale motivo? Perché ormai anche gli arbitri sono diventati talmente protagonisti in televisione, tutti quanti belli, pettinati, mori, tutti quanti precisi, che ormai anche loro sono diventati, e c'è stato un sacco di ragazzini che vogliono diventare, una volta insomma mio figlio che fosse diventato arbitro lo cacciavo di casa, no? adesso invece sta questa cosa. Io ai ragazzi dico di allenarsi seriamente, di essere educati, ma questo purtroppo non dipende solo da loro, dipende dai genitori, dipende dagli allenatori, dipende dai dirigenti. E un ragazzo che sia educato e si allena seriamente per forza arriverà in fondo. Oggi secondo me, l'ho detto più di una volta, i mezzi tecnici, doti naturali, doti da calciatore ce ne hanno tantissimi, la testa ce ne hanno in pochi. Allora oggi secondo me prima va avanti chi ha la testa, anche se non è bravissimo, che non quello che la testa non ce l'ha. Per testa intendo dire serietà, certo. serietà nell'allenamento. Per quello che riguarda i doloretti, non essere troppo teneri, cioè qualche doloretto, oggi c'è anche la tendenza da parte delle famiglie, da parte degli allenatori, mi fa male un'unghia, vatti a fare una risonanza. Non è così, bisogna essere un pochettino molto più calmi, tranquilli per quello che riguarda la valutazione. La cosa sicura è che, altra cosa che dico, mentre 25 anni fa c'era da lottare con un giocatore per dirgli oggi stai fermo, oggi sta a lottare per dirgli oggi giochi, nel senso che è cambiato completamente, sì, anche l'approccio mentale a quello che è un infortunio. Cioè prima veramente non li ammazzavi mai, giocavano in tutti i modi, non c'era nessun problema, non c'erano cure, non c'era nulla. Adesso sai, c'è un dolore, ma che sarà, ma non sarà a caso di farci. Ecco, siamo forse due estremi, da un opposto all'altro, forse in medio, stat virtù, la metà. Consentitemi semplicemente, visto che parliamo di prima categoria, consentitemi di celebrare un attimo anche il Muccia, che è sponsorizzato, certo, da Caradel e che sta primo in classifica nel girone C, consentite. A proposito di Caradel, ricordiamo ai nostri, dottore, se vuole ricordare i vostri punti, Corridonia. Corridonia, Muccia, appunto, dove abbiamo anche un ambulatorio, anche Filottrano, che guarda caso sponsorizziamo anche la squadra del Filottrano, che è stata battuta, immagino, dal Caxel Filiardo. La mia ex squadra, quindi ce l'ho sempre in cuore, la filottranese. Perché tre squadre, l'altra cosa incredibile che Filottrano abbia tre squadre. Vabbè, lasciamo. Con così abbiamo ricordato anche i punti di appoggio per Caradel, che appunto è uno dei centri più importanti della nostra regione per seguire la riabilitazione, per tante altre cose, ma più che altro anche per seguire la riabilitazione e la diagnostica post infortunio. Oh, Pippo, vi aspetta un fine settimana, ormai sono tutti, mancano tre partite, sono tre finali, qui lo possiamo dire veramente che sono tre finali, e la prossima non scherzate per niente, insomma, è una partita importantissima, il Vismara è in lotta ormai non più per la vittoria, ma per un buon piazzamento in zona playoff, quindi la gara di domenica sarà comunque molto molto impegnativa.
Non è una frase fatta dire che comunque effettivamente dall'inizio campionato ogni partita è stata una finale. È stata una finale, 27 perché finali. Non c'è stata mai assolutamente una partita già vinta in partenza. E domenica lo è ancora di più, ma quello che è più importante in tutte le partite è l'approccio, è come tu ci vai, è la settimana che passi. E noi speriamo che la settimana che andremo a passare sia una settimana che ci possa mettere in condizioni di affrontare poi domenica una partita per noi molto ma molto importante. Noi avevamo fatto anche dei calcoli un po' di tempo fa, perché si fanno i calcoli, d'altronde quando parliamo di Folgore noi parliamo di una società che trasuda di passione. A volte ci criticano che non abbiamo una professionalità, non abbiamo qualcosa, ma comunque la passione che abbiamo noi credo che è un qualcosa che pochi ne hanno. E poi tutti questi che hanno quella professionalità, evidentemente se stanno sulla stessa categoria nostra, non hanno poi tutta questa professionalità. E questa cosa è stata tramandata dai vari presidenti che si sono succeduti alla Folgore, e quest'anno ne abbiamo uno in particolare che ci è stato molto vicino e è il punto di riferimento in assoluto di tutta la squadra, e Bartolini si sta confermando come una persona molto lungimirante, una persona saggia, sana, che sa trasmettere le giuste motivazioni, non le pressioni, quelle fuori luogo. E sarebbe bellissimo poter dare una soddisfazione a questa persona e a altri presidenti onorari che fanno parte della società e tutti i nostri dirigenti, perché credetemi, per quanto possa soffrire un direttore sportivo, un team manager, un tifoso, ma quando soffre una persone che comunque sia vivono tutta la settimana, tutto il mese cercando le sponsorizzazioni, mettendoci i soldi in proprio eccetera, e una sconfitta non è solo tre punti persi ma è tanto altro. Perciò tante volte si parla dei giocatori, ma chi veramente fa la differenza sono i presidenti in tutte le società, e spero che la Folgore abbia dato un segnale quest'anno facendo magari menzione di qualche errore che è stato fatto in passato. Però ripeto, se ogni anno riusciamo a eliminare qualche errore, credo che non fra molti anni riusciremo quasi a rasentare la perfezione. E domenica sarà una battaglia. Sicuramente adesso, come dicevo prima, il Tolentino psicologicamente si sente in vantaggio. Vediamo, quello che sarà, sarà. Noi sicuramente non siamo inferiori a nessuno, i giocatori lo sanno e parlano poco, ma i fatti nei momenti decisivi la squadra ha dimostrato di esserci. Sicuramente sì. Ok, torniamo con Maurizio. Allora, voi siete attesi dalla trasferta con le Torri a Castelplanio, ma più di questo voglio dire, tanto voi non regalerete niente a nessuno, puntate a finire il campionato immacolati, siete imbattuti e ci tenete. Volevo chiederti però, al di là di questo, quali ritieni possano essere le squadre favorite per la zona playoff? Perché lì la zona playoff è ancora molto... insomma molto liquida, ci sono tante possibilità, come la vedi? Allora, innanzitutto mi associo a quello che stai dicendo, cioè nel senso che l'obiettivo nostro è quello di arrivare alla fine del campionato imbattuti, perché sarebbe veramente la classica... Siete arrivati ai 27, ormai arriviamo a 30, no? Sarebbe veramente la classica ciliegina sopra la torta, perché impreziosirebbe un campionato meraviglioso con un ulteriore record che veramente rimarrebbe scritto negli annali. Queste sono cose che insomma rimangono per sempre. Per quanto riguarda la griglia playoff, c'è un bel numero di squadre che sono accreditate per raggiungerla. Chiaramente quelle che sono davanti lì hanno il vantaggio di avere qualche punto in più, no? Perché già Villamusone, Miciulli, Osimana, che domenica ha colto un bel risultato fuori casa, ma poi lì c'è la Filotranese, la Fortitudo. Anche lo stesso Vallesina, le Torri, non è che sono fuori, perché facendo appunto un semplice conteggio matematico possono rientrare tranquillamente nella griglia. Quindi anche perché dire... non c'è il rischio dei 10 punti tra la seconda no, e le altre, le distanze sono minime. I 10 punti sono quelli nostri, quelli vostri, quindi ormai abbondanti. Quindi direi che c'è sicuramente
per parecchie squadre ancora la possibilità di raggiungere questo obiettivo importante. Noi andremo a Castelplagno contro le Torri, però con l'idea al solito di non regalare niente a nessuno, ma perché credo che sia giusto così, la correttezza. Anche domenica noi abbiamo giocato contro la squadra pericolante, la Castelferrettese, ciò non toglie che non abbiamo dato il massimo per vincere la partita, perché mi pare giusto che ma sia così. Ma deve essere così. È una forma di rispetto nei confronti di tutti gli altri partecipanti, una forma di rispetto verso noi stessi, perché sarebbe ingiusto dire ai giocatori andiamo in campo per perdere. Ma poi come si non fa credo a dirglielo? Non credo che sia proprio una cosa che nessuno mai si azzarderebbe a dire, perché dopo che te hai spronato per 26 partite la squadra a dare sempre il meglio di se stessa, a credere in certi obiettivi, credere in certi valori, credere in certe idee, che dal 10 d'agosto te stai professando, l'hai portato avanti per mesi. Tutto un botto poi. Non esiste assolutamente, è proprio fuori del concetto che io ho del calcio, perché insomma voglio dire stiamo qua tutti a fare allenamento la sera dopo magari 8-9 ore, chi in fabbrica, chi in ufficio, però ecco, poi dopo ci vuole una ricompensa, perché come diceva prima Pippo, la passione è quella che muove tutto. Muove tutto, cioè senza passione il calcio dilettantistico muore. Devo dire che c'è qualcosa che turba questa situazione e che sta forse mettendo qualche spina nel fianco a questo calcio dilettantistico che io adoro, però secondo me ci vuole un tantino più di razionalità, nel senso che permettetemi questo sfogo. Prego. Ma penso che sia giustificato. Io credo che oggi ci sia un po' di esasperazione a tutti i livelli. L'esasperazione porta poi dopo a certi comportamenti che non sempre sono corretti, ma io parlo in primis anche degli allenatori, voglio dire, gli allenatori dirigenti dovrebbero un attimino ridimensionare questa situazione, perché non è vero che l'allenatore aggressivo è l'allenatore più bravo di tutti. Oggi vige questo tipo di concetto, forse, che magari l'allenatore aggressivo è quello che dà motivazioni superiori alla squadra, ma non è vero. Le motivazioni bisogna saperle dare anche in altra maniera. E bisogna trovarle dentro, bisogna le persone. Bisogna trovarle dentro prima di tutti, e poi bisogna saperle trasmettere ai propri giocatori e farle condividere ai propri giocatori. Ma è un concetto pseudofilosofico questo, ma è quello che conta. Cioè non si può limitare all'aggressività tutto quanto, no, il concetto. Qui bisogna avere altri valori. E il calcio artistico, io... bontà mia, è 50 anni che sto in mezzo fra calciatore eccetera, l'ho sempre vissuto così e voglio che sia vissuto così assolutamente, perché il calcio dilettantistico è questo, di giocatori che vengono a fare allenamento alle 7 della sera e devono vivere serenamente anche il fatto agonistico domenicale. Certo. Mi associo pienamente alle parole del mister, perché le condivido in tutto e per tutto. Luciano, chiudiamo con te, anche voi che siete in piena lotta, come dicevo prima, per la zona playoff, siete attesi da una partitella non proprio semplicissima, incontrerete un'altra squadra che ha come voi in lotta in zona playoff, però loro con qualche punto in meno vengono da una sconfitta e sicuramente la trasferta a Ripa Tranzone sarà durissima per voi, perché per loro un eventuale risultato negativo non dico che li butterebbe fuori dalla zona playoff, ma insomma poi dopo anche con il gap dei 10 punti bisogna vedere bene, quindi forse voi siete l'ultima spiaggia quasi per la Ripa Tranzone per agganciare la zona playoff. Come la preparate sta settimana? Vuoi chiudere in bellezza questa trasmissione? No, a parte gli scherzi, il Ripa Tranzone credo che sia una delle squadre migliori che può aver offerto il campionato. Mister Bucci lo conosciamo da diverso tempo, sia come giocatore che forse quest'anno si è limitato per fortuna, dico, che come allenatore. Ha avuto, credo, loro la diciamo così, questa sfortuna di non aver trovato nella parte, diciamo, offensiva, nel reparto offensivo, una serie di infortuni quasi allucinanti. Quello che hanno costruito mentre nel reparto difensivo. Noi sabato per la compagine giornalistica si affronta il miglior attacco contro la miglior difesa, quindi sarebbe sicuramente un bellissimo match. Certamente loro hanno una gara difficile, perché hanno tutto da perdere e niente da guadagnare, e poi se mettiamo pure che nella prossima partita loro affronteranno il Castignano fuori
casa e che il è la loro diretta rivale per guadagnare il quinto posto. Esatto, il Castignano sta esattamente a 2 punti dal Ripatranzone, si capisce che questa è una partita molto molto difficile. E questo è il bello del calcio però, e magari tutte le 30 le partite sono di questa intensità, di questa bellezza, e con diciamo così questa passione che c'è. Io conosco mister Bucci, conosco tante persone, quindi è anche bello e gradevole, l'ho sentito anche oggi pomeriggio, perché poi il lavoro ci accomuna, diciamo, maniera, esatto, certo, in qualche maniera, e occorre andare lì, giocare, divertirsi, e poi gli ho detto chiediamo alla federazione 6 punti e così non ci crea problemi nessuno, capito? 3 ciascuno, sareste contentissimi, esatto, tutti quanti, 6 punti, no? 3 a Ripatranzone, penso che non ve lo concedano, purtroppo proviamo con Cellino. Non credo che sia possibile. Ok, con questa battuta di Luciano Diomedi chiudiamo questo nostro appuntamento. Naturalmente vi ricordo che siamo stati ospiti, spero graditi, del Centro Macron di Civitanova, però qui a Montecosa lo Scalo, che ci ospita e ci permette di sviluppare questa nostra piccola iniziativa insieme con gli altri sponsor che avete visto alle nostre spalle e che ci danno una mano per portare avanti questo Noi Dilettanti, giunto quest'anno alla sua quinta edizione, siamo anche alla quinta puntata, quindi stasera è il numero 5 che portiamo avanti. Prima di salutare, ricordo quelli che sono stati gli ospiti che abbiamo avuto qui con noi stasera. Abbiamo avuto il piacere di ospitare il dottor Giorgio Del Gobbo, traumatologo sportivo responsabile del centro Caradelle. Grazie di avermi ospitato, è stato veramente divertente, una trasmissione molto pagata, forse per quello che riguarda il calcio, abituati noi a vedere delle corride televisive con gente che si scaglia addosso a tutti, questa è una trasmissione veramente veramente pagata, sono stato contento di aver partecipato, grazie. Renato, ma più meglio conosciuto come Pippo Monterotti, team manager della Folgore Falerone Montegranaro del campionato di eccellenza. Grazie dell'invito, buona serata a tutti e sempre forza Folgore. Abbiamo avuto Maurizio Marincioni, allenatore del Vigor Castelfidardo, che ha appena vinto il campionato di prima categoria Girone B. Grazie dell'invito, grazie per avermi permesso di celebrare questa vittoria che in realtà per Castelfidardo, per il nostro presidente Maurizio Cerasa, che cito volentieri, anche lui dotato di una passione infinita. E grazie a tutti, e veramente è stato piacevole passare questa serata con degli intenditori, perché se mi permettete, mi pare che il parterre qui abbia mostrato gente che di calcio e di sport ne sa parecchio e ne sa parlare in maniera molto corretta. Grazie ancora, buonasera a tutti. E poi abbiamo avuto anche Luciano Diomedi, vicepresidente della Palmense, che sta lottando in piena zona playoff, sempre nella prima categoria, ma nel girone D. Grazie a te Giuliano dell'invito, e grazie anche a Marking Goal che per noi è diventato certamente un punto di riferimento per qualsiasi notizia, anteprima, scoop, e quindi diciamo così noi siamo lì per tutto il campionato ma anche dopo il campionato per vedere quanti gol ha fatto un giocatore o un altro per poterli acquistare oppure no, quindi grazie di questo punto di riferimento e di questo strumento. Un saluto da parte mia, come dico sempre, se non vi abbiamo particolarmente annoiato, tra qualche giorno ci troverete ancora sul nostro sito con nuovi ospiti. Un saluto a tutti, ciao.